Onorevole Margherita La Rocca Ruvolo, nonché sindaco di Montevago. Domani ci sarà un evento per ricordare la tragedia del terremoto, ma diciamo ci sarà anche un evento particolare per sottolineare un'emergenza lavoro che si sta verificando a Montevago con diciamo, la perdita di lavoro. Ci riassuma brevemente cosa succederà domani. Sono 11 lavoratori, da 24 negli anni si sono assottigliati, alcuni sono in cassa integrazione, in mobilità e 11 lavoravano. E il problema domani è vero, cercheremo nella fiaccolata che si terrà partendo da Piazza Municipio per raggiungere il vecchio centro, la piazza Chiesa Madre, alle 18:30 muoveremo una fiaccolata silenziosa di protesta e di sostegno a queste 11 famiglie, perché la tragedia che ricordiamo domani è una tragedia che nel tempo ha lasciato strascichi di varia natura. Quello che si sta consumando, che si è consumato per i lavoratori della Calcestruzzi Belice dal 31 di dicembre, è un'altra tragedia che ci vede impegnati a salvaguardia di posti di lavoro. Voglio sottolineare che non parliamo di normali posti di lavoro, ma parliamo di 11 lavoratori che lavoravano per un bene confiscato in via definitiva alla mafia. Quindi non può passare un messaggio distorto che con la malavita si mangia e con la legalità si muore di fame. Questo è il messaggio che noi vogliamo far passare domani. Sono contenta che il cardinale Don Franco Montenegro abbia accettato l'invito, e poi ho avuto la telefonata di Don Ciossi, che ringrazio per l'impegno che sta mettendo. Sono stata a Roma nei giorni scorsi e ho parlato con la Commissione Nazionale Antimafia, ringrazio la Presidente Bindi per il supporto che ci sta dando, e quindi lo Stato c'è. Ecco, questo è un altro momento in cui dobbiamo alzare la schiena, camminare dritti e salvaguardare i posti di lavoro. Questo è l'impegno di domani sera.